Io sono sempre stato tifoso del Milan, mi ricordo quando il Milan vinse la Coppa con lo Steau, lui già con quella partita era in campo e per me mi sono visto davanti il mio idolo, il capitano del Milan. E un po' di paura mi faceva, però devo dire che dal primo giorno mi ha dato confidenza, mi ha fatto inserire nel gruppo in modo eccezionale. È uno che non molla mai, uno che non so da quanti anni non salta in allenamento, uno che quando si fa il torello è sempre il primo, quello che chiama i compagni. Penso che se un ragazzo intelligente quando arriva a me non può sbagliare, perché ha degli esempi troppo importanti. Solo lo sguardo di Paolo capisci quando è arrabbiato o no. Dopo per sbaglio Paolo non gli dà mai una botta in allenamento, perché dopo ti fa la marcatura uomo per 90 minuti ed è un problema. L'atleta, lui è l'atleta in tutti, sia fuori che dentro al campo. Io direi che uno dei grandi giocatori che mi ha messo in difficoltà moltissimo è stato Maldini, perché tutte le volte che andavo su suo fianco praticamente l'azione non andava avanti. Andavo più spesso all'altra parte perché magari era più facile. E c'è difficile de le passer, c'est difficile de le passer balle au pied parce qu'il est rapide, parce qu'il est dur, sans jamais faire trop de fautes. C'est pas quelqu'un qui va attaquer beaucoup, mais c'est quelqu'un qui de suite fait sa différence parce qu'il est fort physiquement. Et voilà quoi, moi je sais que chaque fois que j'ai pu l'avoir devant moi, je préférais rester sur le côté gauche que rester sur le côté droit. È stato prima un avversario molto leale, era bello affrontarlo, difficile perché non te la fa prendere mai la palla. Ti metteva in difficoltà e poi non ti dava soddisfazione, non ero rissoso, era tranquillo, era elegante, non... cioè la soddisfazione non te la dava. Paolo era un avversario quasi possibile superare, fisicamente era forte, era rapido, era veloce, era intelligente dal punto di vista sportivo, ti rispettava e si faceva rispettare, era un avversario straordinariamente corretto ma difficile da superare. Giocando contro di lui è molto difficile. 4-5 anni di derby ho fatto solo un gol perché è molto bravo. Sinceramente quando si parla di Paolo Maldini si parla del numero uno. Questo è un campione, un giocatore che verrà ricordato nel tempo, nella storia non solo nazionale ma anche nella storia mondiale del calcio. Molto elegante, anche nei suoi interventi più difficoltosi non perde mai questa eleganza nel gesto. È disumano, perché vederlo giocare è qualcosa di straordinario. Lui in serie difficoltà contro qualcuno non me lo ricordo. Lui non dà mai tempo a pensare a un attaccante. È molto umile nonostante è il difensore più forte che mai esistito nel mondo, secondo me.